Vandalinazione ai giardini pubblici di Cagliari, decapitate tre delle quattro teste, delle statue delle quattro stagioni, primavera, estate, autunno, inverno. I vandali sono entrati in azione nel cuore della notte, la polizia sta già svolgendo le indagini, qualche risposta potrebbe arrivare dall'unica telecamera posizionata all'interno dei giardini pubblici, rimane comunque assolutamente un fatto inqualificabile. E accanto alla statua con la testa mozzata dell'autunno, l'assessore del comune di Cagliari, Paolo Frau. Assessore, quali parole? Non ce ne sono parole, o almeno è molto difficile trovarle. È un atto ingiustificabile, un oltraggio alla città. Questo è un luogo, come vedi, frequentatissimo da genitori, da bambini, e contemporaneamente è un luogo di conservazione della bellezza. Qui abbiamo le nostre maggiori collezioni d'arte, ma anche il giardino è ornato da presenze importanti, la scultura di Staccioli, i dormienti di Paladino. È globalmente un posto estremamente amato e rispettato. Ora che dei delinquenti, perché questo sono dei delinquenti, scavalchino nella notte e si accaniscano contro le statue che ornano i viali, che si divertano a lanciare i frammenti in giro per le aiuole, è un segno che è difficile da capire. Io davvero non capisco che mente malata, che mente devastata possa portare a una decisione così assurda, che va contro la bellezza, che va contro l'interesse dei nostri concittadini. Io spero che questa gentaglia venga individuata, spero che ci sia nei filmati delle telecamere qualche elemento che possa consentire di individuarli e che questa gente venga punita. E dopodiché è ovvio che noi ci impegniamo a rimettere in sesto i danni che sono stati fatti. Cioè, con dei denari che però dovrete spostare. Dovremmo denari che potrebbero essere utilizzati per aumentare la bellezza della nostra città e invece dovranno essere utilizzati per rimediare ai danni di questi dementi che fanno danni di questo tipo.